Investing.com, ben ritrovati con l'ultima puntata di questa bellissima rubrica Road to Investing da Zero Investitore. Come sempre un piacere per me introdurre il nostro bravissimo ospite, è un piacere averlo qui di nuovo. Ciao Pietro Di Lorenzo. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno Francesco, sono felice di fare questa cosa insieme, anche un po' triste che l'ultima puntata, 2 mesi sono volati, ma spero che abbiamo lasciato un piccolo contributo a chi ci ascolta. Assolutamente, assolutamente. Poi, come dico sempre, potrebbe essere un nuovo inizio, chissà che poi appunto non lavoreremo su altre tipologie di contenuti. Tra l'altro ricordo che Pietro Di Lorenzo è il fondatore di SOS Trader e l'organizzatore degli eventi Investing. Oggi, ultima puntata, come sempre andiamo subito su quello che è un po' l'aspetto pratico, cioè qual è l'impatto delle azioni che noi abbiamo parlato soprattutto in queste ultime puntate all'interno del nucleo familiare per quanto riguarda un po' tutto il discorso della pianificazione. Certo, guarda, il tema è proprio di questi giorni. Non so se hai letto sui giornali, si parla ancora una volta di educazione finanziaria nelle scuole. Quante volte, Francesca, abbiamo sentito questo refrain, ma poi non si parte mai. Il tema è molto semplice. Ci sono due modi per affrontare le faccende finanziarie. Il primo, interessandosene e capendo le dinamiche alla base della finanza personale. E quindi agendo di conseguenza, il secondo invece di chi si tappa gli occhi e le orecchie e fa finta di niente, no? Quando ti dici guarda che forse tra qualche anno avrai un problema pensionistico, nel senso che non sarà sufficiente per avere un reddito ragionevole, oppure insomma avrai un po' di criticità da affrontare, c'è chi fa finta di niente e snobisticamente dice no, le vicende del denaro non mi interessano, roba da grossolana che non fa per me. E il tema, secondo me, è questo: più che l'educazione finanziaria, è la responsabilità finanziaria. Noi da addetti ai lavori abbiamo il dovere di dirti: guarda, che se continui così ti vai a schiantare, perché è un fatto certo, no? Ad esempio, tornando lato pensionistico. Quindi attrezzati adesso per evitare di andarti a schiantare domani, è secondo me una cosa che noi abbiamo il dovere di fare. Detto ciò, poi sta a ognuno individualmente trovare le proprie soluzioni, e questo secondo me è il nodo chiave, no? Non dare sempre la colpa agli altri, ma io non so perché a scuola non me l'hanno insegnato, giusto? Però visto che non te l'hanno insegnato, sei consapevole che sono nozioni importanti, è necessario fare da sé, quindi almeno in parte essere edotto su quelle che sono le dinamiche, e se ci pensi questa rubrica va proprio in questa direzione. Quindi due step: uno, non solo educazione finanziaria, ma anche responsabilità, cioè essere pronti a prendere le proprie, a fare le azioni giuste per trovarsi in difficoltà, e due, se non c'è nessuno che ti insegna, impara da solo, e quindi la formazione autonoma, secondo me, è un passaggio decisivo. Sì, anche perché poi ricordiamolo, uno dei grandi problemi di molti investitori, specie le prime armi, è proprio la procrastinazione, cioè il fatto di dire magari ma sì, tanto c'ho tempo. Invece è importante proprio, come dire, iniziare oggi per poi non doversi pentire domani magari di averlo fatto troppo in ritardo. E quindi perché è importante iniziare questo cammino per raggiungere i propri obiettivi finanziari? Perché è importante oggi farlo. Perché Francesco, sul presente si costruisce il futuro, è questo il tema. Dietro, diciamo, un auspicio, no? Un'intuizione di fare dei passi in avanti, che poi se ci pensi è questa, no? Un po' che dà il boost all'esistenza di tutti noi, cioè voler crescere, voler avere quella sana ambizione di fare qualcosa in più domani rispetto a oggi, però il semplice auspicio è velleitario, no? Ah, vorrei, che ne so, comprarmi la seconda casa o, che ne so, sistemare un'attività e rimetterla a posto. Bene, ma in che modo? Qual è la strategia? Quali sono i prossimi step? Questo è, secondo me, la pianificazione finanziaria, cioè avere le idee chiare su quelli che sono i passi da fare. Come abbiamo detto, il tempo sarà il nostro alleato, e quindi il tempo diventa, come dire, un elemento improcrastinabile. Non possiamo fare tutto e subito con uno schiocco di dita, ma la cosa importante è capire, uno, questa responsabilità individuale, due, le migliori azioni, quindi le best practice per arrivare all'obiettivo, e tre, su questo, come sai, c'è scritto anche un libro che fortunatamente ha avuto un buon successo, anche mostrare con l'esempio. Tu parlavi delle nuove generazioni, no? Se io, per esempio, da padre
ho un atteggiamento di un certo tipo anche nell'ambito finanziario. Se ci pensi, l'educazione si trasferisce con l'esempio, no? Se tu, per esempio, dici a tua figlia: ah, guarda, devi avere un certo tipo, non devi sprecare soldi così, e via vede che tu sei il primo che lo fai, non dai un messaggio sincronico, no? Invece, secondo me, anche per le nuove generazioni è così importante che anche i genitori mostrino nelle piccole cose quello che poi sarà un mindset che i figli avranno anche nel tempo e quando saranno adulti. Sì, questo è assolutamente importante. Poi, come sempre, già all'interno del nucleo familiare, trasmettere la cultura finanziaria è assolutamente importante. Per farti un esempio, io ho un amico che è diventato proprio padre ieri e una delle prime cose che lui mi ha detto e mi ha fatto molto felice è stata: guarda, dopo aver parlato per anni con te, ho capito che una delle prime cose che devo fare per mia figlia è proprio costruirgli un piano di accumulo. Quindi pensa quando avrà 18 anni, che regalo veramente gli avrà fatto suo padre, pianificandolo con 18 anni di anticipo. Quindi il tempo, giustamente, come hai detto tu, è una risorsa fondamentale. Gli Volendo, manderò il libro allora per festeggiare questa appello. assolutamente, guarda, gliel'ho già consigliato, 1 milione per mia figlia, tra l'altro lo ricordo il titolo del libro di Pietro, e io lo consiglio a qualunque padre di famiglia che voglia fare un po' di pianificazione per il figlio o per la figlia. Pietro, io direi, per andare un po' anche a concludere con un bel riassunto di tutto quello che ci siamo detti in queste 10 puntate, in queste settimane. Allora, se dovessimo stilare un decalogo, comunque un elenco di cose importanti che ci portiamo a casa da tutta questa rubrica e che possono essere utili in pratica per le persone che ci stanno ascoltando o che ci hanno ascoltato, così facciamo anche una bella chiusura di sintesi efficace. Assolutamente, guarda Francesco, ti leggo se vuoi il mio decalogo che ho qui Vai, appeso, vai. è un po' il mio mantra, diciamo, vedrai che ci sono anche dei concetti, come dire, emozionali, ma che sono funzionali per raggiungere gli obiettivi. La prima cosa che mi sento di dire e consigliare è inizia anche con i piccoli passi. Questa è la domanda che mi viene sempre fatta. Ah Pietro, ma io sono in una condizione che non riesco a risparmiare tanto, ogni mese potrei tirare via per il mio pacco solo 100-200 euro, ma secondo te vale la pena? Assolutamente sì. Anche all'inizio, iniziare con piccoli passetti va benissimo. Quello che bisogna abituarsi, no, a questo tipo di ragionamento. Quindi anche piccole somme inizialmente vanno più che bene. Quindi non fatevi scoraggiare se all'inizio ci sono piccole somme. Il tema è cominciare e non cominciare con grandi cifre. Quindi se uno aspetta di poter accantonare migliaia di euro al mese, non inizia mai, quindi iniziate subito. Secondo, essere lungimirante nell'immaginare gli scenari futuri, cioè devi chiudere gli occhi e devi dire: io su che cosa voglio investire? Sul mondo che cambia, cioè chiudo gli occhi, orizzonte temporale 10 anni, come sarà il mondo fra 10 anni? Ti immagini il mondo fra 10 anni e scommetti e fai l'investimento proprio sulle cose che inevitabilmente crescono, quindi la lungimiranza. Terzo, la perseveranza. Non mollare alle prime difficoltà. Adesso siamo nella classica fase in cui il PAC va in sofferenza perché chiaramente i mercati azionari stanno facendo, chiaramente sono in drawdown per la maggior parte dei casi. Tipicamente si tende a dire: ah, caspita, adesso sono andati in rosso, mollo e quant'altro. Assolutamente no, l'abbiamo detto già nelle altre puntate. Anzi, questo potrebbe essere il momento per incrementare piuttosto che per mollare. Quarto, concetto dell'ambizione. Spesso, sai, Francesco, chi come magari me o te sono delle persone ambiziose che cercano di crescere, vengono sempre viste, o meglio, non sempre, talvolta vengono viste con persone, come dire, che pur di andare avanti calpesterebbero gli altri e farebbero delle cose non corrette. Invece l'ambizione, secondo me, è un sentimento non sano, ma sanissimo. E io lo vedo anche in te, che sei molto più giovane di me, questa, insomma, ti conosco e ti vedo da lontano crescere. E credo che sei alimentato da una sana ambizione, no? Non la voglia di schiacciare gli altri, semplicemente la voglia ogni giorno di fare un passetto avanti. Penso che questo non è il sentimento che ti motiva, giusto? Certo, assolutamente, confermo. Tra l'altro, poi, se vogliamo, è sempre un po' la sana ambizione, come hai detto tu, è il motore che ha spinto e che spingerà l'umanità a progredire sempre di più. Esattamente, quindi il tema dell'ambizione è bello, cioè l'ambizione di voler crescere, non comprando il biglietto della lotteria, ma ogni mese facendo il lavoro di cui abbiamo parlato. Poi, cinque, non delegare troppo.
gestire in prima persona e consapevolmente le tue risorse, secondo me, è un aspetto fondamentale. Non ti creare l'alibi per dire ok, lascio fare al mio consulente, poi sono problemi suoi, perché quello è proprio l'assist per dire io avrei fatto benissimo, ma essendoci questo di mezzo ho fatto disastri. Anche se vuoi delegare, delegare non vuol dire lasciare a se stesso, vuol dire controllare, verificare che tutto venga fatto bene. Quindi io penso che in primis nessuno può fare meglio di se stessi, però se proprio non si vuole fare, anche se deleghi, bisogna guardare quello che fa il delegato. Quarto, rinunciare a un frutto oggi, quindi un piccolo desiderio oggi, per avere un albero domani, secondo me è una cosa che sembra retorica, ma è efficace, cioè rinunciare magari a qualche piccolo bene voluttuale, no? Anziché farsi, che ne so, un mese di vacanza, farsi 3 settimane e quei soldi lì metterli per il futuro, secondo me è una cosa un po' demodé oggi, dove tutti vogliono subito, tutto è subito, ma secondo me è un tema fondamentale, che se ci pensi anche questo ha fatto crescere l'Italia, no? Pensa all'Italia nel dopoguerra, è cresciuta perché? Perché tutti avevano questa ambizione, tutti mettevano un po' da parte e si cresceva. Settimo step, questo anche decisivo, adesso avete sentito le nostre chiacchiere per 2 mesi, bisogna uscire dalla zona di comfort. Dice, ah Pietro, ma io sta roba qui non l'ho mai fatta, non sono pratico, non me la sento, ho capito. Figlio mio, però bisogna uscire ogni tanto, se non ti evolvi mai, no? Se rimani sempre nel tuo cerchio non rimani mai, quindi uscire dalla zona di comfort vuol dire avere il coraggio di iniziare un cammino nuovo, che sarà costellato di incognite, perché la classica domanda, Francesca, è ma se poi le cose si mettono male, se poi il mercato scende, beh certo che scenderà, non puoi pensare che un pack di 15 anni sale sempre, no? Però se è tutto controllato, la paura non ci deve essere assolutamente. Ottavo step, abbi pazienza, attendere i risultati è fondamentale, chi vuole tutto e subito non fa niente. Invece questi processi sono lunghi, ma come detto il tempo non è nemico, ma in realtà sarà amico. 9, impara ad essere efficiente, oltre che efficace. Che cosa vuol dire? Che tanti magari lo fanno il pack, ma lo fanno non come strategia, ma come strumento. Quindi magari vanno da un intermediario e diciamo, guardi, c'è questo pacchetto bellissimo per il suo futuro. Non capiscono di che cosa si tratta. Il prodotto magari è pieno di inefficienze e quindi dietro una buona idea c'è una cattiva esecuzione. Quindi non basta avere, come dire, questa intenzione, ma bisogna avere un'intenzione efficace. Cioè abbiamo mostrato come farselo da soli è molto facile, è fondamentale avere costi bassi e quant'altro. Ultimo step, quindi ultimo punto del decalogo, ricordati che la tua crescita finanziaria andrà di pari passo con la crescita personale. Questo cammino che stiamo facendo, secondo me, ti dà anche fiducia in te stesso, no? Perché se ci pensi, se tu mantieni fede a quello che ti sei, a quello che ambivi a fare, cioè se ci pensi, Francesco, la fiducia negli altri si ottiene quando gli altri fanno quello che promettono, la fiducia in se stessi si ottiene quando tu stesso fai quello che hai auspicato di fare, no? Se pensi, che ne so, se vuoi andare in palestra e poi effettivamente ci riesci dopo un anno, sei orgoglioso di te stesso, no? Dici, ah, vedi, stavolta ho ottenuto il punto e ce l'ho fatta. È uguale per la nostra strategia. Se tu dopo un po' di tempo hai mantenuto fede a quello che avevi auspicato, cresce la tua fiducia in te stesso e quindi questa è un'opportunità non solo per crescere finanziariamente, avere un capitale fra un po' di anni, ma anche per darsi una bella carica su se stessi e crescere proprio a livello umano. Quindi è un percorso che consiglio a tutti di iniziare non fra 3 giorni, ma subito, domani, stamattina, perché vedrete che fra un po' di anni vi ricorderete di noi e direte, ah, meno male che l'ho fatto, perché questa è stata la scintilla che magari avevo dentro, ma questo processo di road to investing, quindi la strada per investire, è partita da quei video e adesso dopo un po' di anni ne scopri i benefici. Spero che andrà così. Guarda Pietro, grazie mille per tutto quello che hai detto. Io aggiungo in questo decalogo 11ª cosa da fare. Vai. Una volta l'anno o quando avete momenti di difficoltà sui mercati, riguardate questi 2 minuti di Pietro dove vi ha raccontato questi 10 passi. Credetemi, sarà una manna dal cielo. Quindi veramente... Io direi che non potevamo concludere, visto che siamo in chiusura, con una puntata migliore di questa. Io, Pietro, ti ringrazio veramente. A te, è stato un piacere.
per tutti gli argomenti interessanti. Non è detto che sarà insomma la fine, perché poi magari vedrete che ci ritroverete da qualche altra parte con qualche altro argomento. Il primo aprile ci ritroverete insieme. Esatto, intanto il primo aprile a Napoli, a Investing Napoli, quindi sicuramente dal vivo, se vorrete vederci poi appunto direttamente in prima persona. Pietro, io ti ringrazio, saluto gli utenti di investing.com e ci rivediamo sicuramente con una nuova rubrica. Pietro, grazie ancora, Road to Investing. Un saluto, hasta luego, ciao. Hasta luego, Road to Investing da Zero Investitore.